Il 3 settembre del 1982 a Palermo vengono assassinati il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, sua moglie Emanuela e l'agente di scorta Domenico Risso. Sono passati 35 anni e una testimonianza straordinaria ci riporta l'umanità di quest'uomo grande, al di là delle inchieste, al di là di tutto quello che ne è seguito. Sono stati i figli, o meglio, una figlia in particolare che ha avuto l'idea di raccontare quasi in un diario quello che è stata la propria vita con il grande generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sono Simona, grazie, e Rita, che all'inizio proprio di scrivere un libro su papà. Rita, posso iniziare al volo da te? Mi spieghi, tu lo fai capire in questo libro. Te di parlare della famiglia di papà non avevi voglia? No, normalmente si pensa che chi sta in televisione, eccetera, o sui giornali, in qualche modo debba anche essere costretta a parlare di se stessi. Io tutto quello che in questi anni ho potuto dire su tante cose le ho sempre dette, però ho sempre cercato, proprio perché dice, sei un personaggio pubblico, quindi la gente vuole sapere, la gente deve sapere, però c'è una parte della mia vita che ho sempre cercato di tenere per me stessa. Non ho mai, no, non è la, no, il non voler condividere con le persone, perché poi la condivisione c'è, perché le persone scrivono in tanti, e lo sento, l'amore, l'affetto che c'è nei confronti della mia famiglia, che è molto forte, nei confronti soprattutto di mio padre e anche nei confronti proprio della nostra famiglia. Però il momento in cui mi devo mettere a scrivere qualcosa che riguardi mio padre, mia madre, i miei fratelli, con i quali siamo molto, molto, molto legati, io faccio fatica. Viene fuori una sorta di pudore che mi impedisce. È come se io avessi lasciato libero tutto il resto, però avessi creato quello un paletto, devi tenere custodito. Sì, dei paletti per me. Simona, il primo ricordo che hai di papà, te lo posso chiedere? Il primo ricordo è il senso di protezione infinita, quindi non è un ricordo legato a un evento singolo, è un ricordo, diciamo, che ha accompagnato tutta la mia vita, un ricordo lungo, che è basato proprio sul senso di dolcezza, di protezione che ci derivava da lui e che io indico spesso dal punto di vista fisico nel contatto della mia faccia sulla sua divisa, che è un tessuto particolare, la divisa dei carabinieri, no? Un po' ruvido. Punge un po'. Punge un po'. Ruvida, sì. È un tessuto spesso. E il fatto che quando si tornava da scuola, quando si arrivava a casa, quando c'era un problema, lui abbracciando schiacciava la faccia contro quella divisa, ecco il ricordo, diciamo, se devo sintetizzarlo da un punto di vista fisico, ecco, è il contatto con la sua divisa. Devo dire che leggendo Un papà con gli alamari, avete visto tra l'altro la copertina che sfila alle nostre spalle, la prima sorpresa che si raccoglie è della tenerezza di quest'uomo. Voi immaginate questo generale, quest'uomo che ha avuto un ruolo gigantesco nella lotta contro il terrorismo, nella lotta contro la mafia, immaginatelo in quadretti familiari, in quadretti anche professionali, Rita, perché voi raccontate che papà, quando viene mandato in Sicilia, la prima cosa che fa è di conoscere uno a uno tutti gli avamposti, fino anche sulle isole. Sì, sì. Arrivava a Lampedusa, arrivava a Linosa. Lui ha sempre avuto un amore infinito per l'arma dei carabinieri e per i suoi carabinieri, come li chiamava. Quindi mio padre ha sempre fatto, ed è una cosa bellissima, questo non lo fanno tutti, un lavoro di squadra. Quindi per lui era importante che tutti i suoi carabinieri, che tutte le persone che lavoravano non per lui ma con lui, che è una cosa molto diversa, avessero il senso dell'appartenenza.
quindi a tutto quello che stessero facendo, cioè non soltanto alla divisa, ma a tutto quello che... Quindi lui tante volte a Natale prendeva, partiva, portava il panettone, lo spumante alle varie stazioni dei carabinieri, soprattutto in, quando eravamo in Sicilia, perché non si sentissero soli, perché magari erano lontani da casa, perché magari non potevano avere il calore familiare che magari avevamo avuto noi 2 ore prima con papà, con mia mamma. Quindi questo era papà. Papà era sicuramente un generale dei carabinieri, era un rappresentante importantissimo delle istituzioni, ma era soprattutto un uomo che amava i suoi uomini, Simona, la famiglia e i suoi uomini. Il pranzo con papà. Papà tornava a pranzo ogni volta, voi vivevate chiaramente in caserma. Sì, vivevamo in caserma e il pranzo per lui era un momento sacro di incontro familiare. E questo ci comportava che non ci fosse l'orario nemmeno per noi per mangiare, certo. Cioè mamma poverina scaldava, riscaldava, noi tornavamo da scuola affamati, avevamo i compiti da fare, però bisognava aspettare papà, perché per lui era il momento in cui smetteva le sue, diciamo, la sua veste istituzionale per rituffarsi proprio dentro tutti i piccoli problemi della famiglia. E quindi innanzitutto si interessava della scuola, delle nostre presenze, c'erano i temutissimi blitz da bambini dentro la cartella per verificare. Cioè, verificava se tutto, ma questo è bellissimo, mi sa che era pure tanto geloso dei vostri filarini, insomma, anche degli amici, attenzione. Degli amici era non geloso, perché per lui l'amicizia era sacra, quindi così come lo era per lui la considerava anche per noi, come un elemento importantissimo della nostra crescita. Però era attentissimo alle persone che frequentavamo. Ecco. E quei pochi che superavano tutti i tipi di esami ai quali veniva che sottoposti. Che fa il padre, quanti anni ha, dove si trova, dove che vive. Che fai, a che ora esci, come ti vesti, ecco. Che tipo di libertà hai, erano anche anni particolari, quindi bisognava tenerci un pochino sotto controllo in maniera ancora maggiore, perché era il periodo in cui c'erano dei nostri amici che avevano molta più libertà di noi. E quindi non potevano metterci idee strane in testa, quindi c'era un controllo sul nostro, però quegli amici che superavano gli esami, dicevano, diventavano altri figli, cioè, queste persone, questi ragazzi che poi sono diventati adulti, hanno mantenuto nei nostri confronti e nei confronti di suoi, del suo ricordo, un affetto che non ha avuto tregua, quindi vuol dire che erano veramente rapporti forti che lui riusciva a instaurare. Rita, cosa faceva arrabbiare papà? Tu te ne scappavi sotto, mettevi la minigonna, facevi finta di essere tutta mezza suorina, sì. E poi sotto si nascondeva la minigonna, Rita dalla chiesa, questo voglio dire. Io leggevo e ti immaginavo, ho detto vabbè, questa è Rita. Ma è normale, cioè voglio dire, alla mia età, perché noi vivevamo in caserma, quindi questo era il problema. Quindi papà non voleva che qualcuno potesse dire, potesse pensare, ma come la figlia... Allora, io la sera uscivo, avevo il mio vestitino sopra, però tutte le ragazze in quel periodo andavano con la minigonna, erano un pochino più... E quindi io mettevo, e poi in ascensore, io e rimanevo con la mia mini. C'era da dire che trovavo sempre qualche maresciallo che poi mi beccava e andava a dirlo a mio padre, sempre. Questo è vero. Come avevo l'orario. E certo, l'orario di ritorno doveva essere quello. Se sgarravo di 5 minuti, io entravo dentro casa con la chiave, piano piano mi toglievo le scarpe, passavo davanti la camera di papà e mamma, vedevo che la luce sotto si accendeva, eccola. Era mio padre che guardava l'ora, e poi il giorno dopo mi diceva, adesso per una settimana non esci. Queste erano le punizioni di papà. Sì, ma io ero ribelle e uscivo lo stesso. Cioè io ne ho fatte passare parecchie a papà, nel senso che avevo un carattere forte, ho un carattere forte, e quindi mi ribellavo a delle cose che secondo me erano ingiuste. Oggi mi rendo conto che erano giustissime. Fai con il nipotino, per dire che... Però bisogna crescere, bisogna avere dei figli, bisogna avere dei nipoti per capire che tutto quello che ti diceva tuo padre o che ti diceva tua madre erano delle cose sacrosante. Simona, io devo dire una cosa ai nostri telespettatori. Questo libro l'ha scritto Simona, è un'idea di Simona. Ma in nome di questo amore fortissimo che lega Simona, Rita e Nando... C'è un rispetto profondissimo per le diverse opinioni. E allora ogni tanto si infila Rita, poi Nando alla fine,
c'è l'impressione che abbia guardato un po' più da lontano. C'è una parte che io ho trovato bellissima e tremenda al tempo stesso, che quella riguarda, che riguarda la, vivere con la paura. La paura per una madre d'ora amatissima, che è una moglie, che tuo marito non torni più. La paura che succeda qualcosa ai figli. E mamma questa paura poi alla fine se l'è portata via, perché mamma muore giovanissima a 50 anni di infarto, proprio si sente il crepacuore. Sì. Quando hai capito tu, Simona, che la vostra vita era una vita in cui dovevate imparare a convivere con questa paura? Papà come si comportava nei vostri confronti? Guarda, noi la paura l'avevamo come compagna. Però devo dire che i miei genitori hanno fatto di tutto perché queste ansie venissero tenute sullo sfondo. Avevamo una vita assolutamente serena, assolutamente allegra, normale, come quella di tutte le famiglie. E, probabilmente mamma ha pagato anche questo, non solo la sua paura, ma anche la fatica di dover trasmettere serenità e tranquillità a noi, che nel frattempo eravamo diventati adolescenti e quindi più in grado di capire quello che avveniva intorno a noi. La paura ho incominciato a sentirla in maniera concreta durante gli anni del terrorismo, perché lì, nonostante lo sforzo appunto di tranquillizzarci da parte dei nostri genitori, c'erano i telegiornali che quotidianamente battevano sotto gli occhi la violenza nelle strade insensata. E io ricordo le immagini che si ripetevano in maniera tristemente, disperatamente sempre uguali dei funerali, in cui papà era sempre in prima fila, e probabilmente mamma pensava quando succederà a lui. E allora lì, nelle attese della telefonata, nel dire sai papà viene questo fine settimana, ecco lì ho incominciato ad avvertirla in maniera diretta. Dopo che mamma è mancata, la paura ha invaso. Non c'era più la diga, non c'era più un argine. È arrivata direttamente e lì era papà che cercava di sminuire, di fare capire che comunque lui ce l'avrebbe fatta. E io mi ero convinta che lui fosse immortale. Rita, se è una domanda brutale ti prego di dirmelo, no, tanto tu non ti tieni niente, no. Ti tieni un ciuccio in bocca, manco no. Morta, quindi no, insomma, esatto. Sto tranquilla. Un uomo di quella sensibilità, di quella generosità e di quell'amore folle per tua madre. Sì. Si è mai sentito in colpa di aver comunque in un certo senso, non dico... Contribuito, ecco, contribuito col suo lavoro, ecco, ovviamente. Ovviamente, non certo con altro. Alla probabilmente morte di mamma. Sì, secondo me sì. E lui ha sentito, l'ha avvertito, ma avvertiva anche nei nostri confronti. Il fatto che sapesse che noi non potevamo fare una vita come tutti gli altri, una vita serena come tutti gli altri. Ti sto parlando, come diceva prima Simo, del fatto del terrorismo, perché quelli sono stati veramente anni duri, fortissimi, in cui quando uscivi di casa ti guardavi intorno, una macchina sospetta, ti dava veramente l'ansia, ci aveva insegnato a come fare, a come guidare, a parlare al telefono, a guardare dallo specchietto retrovisore. Io mi ricordo che mi diceva sempre: se una macchina ti segue per più di due isolati, tu vai immediatamente alla caserma dei carabinieri o di polizia più vicina e fermati lì davanti, cose che continuo a fare. Cioè, mi sono rimaste talmente impresse queste cose, e poi soprattutto quando veniva magari a cena, che era all'antiterrorismo qui a Roma, io abitavo a Roma, ero separata, avevo Giulia piccola, molte sere lui veniva a cena da me, però non me lo poteva dire al telefono, quindi avevamo una parola d'ordine che erano le patatine fritte. Dice: stasera cucini a Giulia le patatine fritte, era come per dire guarda che vengo anche io a cena. Aveva i suoi carabinieri o in alcuni casi il generale Galvaligi, che anche lui fu ucciso dalle Brigate Rosse in modo orrendo vicino alla moglie sotto Natale, e
gli prestavano le macchine, la 500, gli prestavano una qualunque. E papà arrivava non in divisa, veniva a trovarmi, e poi la cosa che io mi ricordo è che io scendevo sempre sotto casa quando lui se ne andava, perché era come se la mia presenza in qualche modo lo potesse proteggere, no? E quindi scendevo pure io a rendermi conto di chi ci fosse lì vicino, poi altre volte arrivava invece in divisa con la scorta perché stava arrivando da fuori, e lì io ho ancora nelle orecchie, sai, le scorte, poi le macchine frenano tutte nello stesso modo, quindi mi ricordavo ecco, l'ansia di quei momenti, le telefonate che arrivavano e che mi chiedevano dov'è suo padre, io dicevo mio padre non c'è, allora non c'erano i cellulari e quindi io mi ricordo che una sera risposi ma io non ho padre. Dico, lei perché sta cercando mio padre? Io sono senza padre, sono orfana. E mi sentii di tradire mio padre in quel momento, perché dicevo che ero orfana. Ma io lo volevo proteggere. Poi chiamai i suoi carabinieri sulla Salaria, dissi, guardate che papà sta attraversando l'Olimpica con una 500, e andategli incontro e vedete. Quindi era un modo di vivere che è difficile anche da spiegare, capisci? Simona, quando muore mamma c'è quest'uomo che capisce che deve fare anche da mamma, e quindi forse questo atteggiamento di protezione comincia ad aumentare sempre di più anche nei confronti poi dei vostri compagni, dei vostri futuri mariti, eccetera. Quest'uomo come riusciva, questa è una domanda che forse ci potremmo porre, a tenere fuori tutto quell'orrore, quella difficoltà, quella delusione che cominciava a covare nei confronti di chi evidentemente poi l'avrebbe lasciato solo, come riusciva a tenerla fuori? Che come faceva a fare il padre basta quando stava con voi, o il nonno addirittura qualche tempo dopo? Ma io credo che proprio il segreto fosse quello di sentirsi padre e nonno dopo. Cioè nella dimensione familiare lui ritrovava la forza per ricaricarsi. Io ancora ricordo quando, proprio negli ultimissimi tempi, veniva a trovarci, perché aveva la capacità. Noi viviamo in tre città diverse, ma tra l'altro presidiamo l'Italia, da Milano alla Calabria. E lui riusciva ad essere presente in tutte le occasioni, appena sentiva anche al telefono la voce un pochino così più triste o più stanca, lui immediatamente si organizzava per essere presente anche per poche ore, per cercare di risollevarci, di fare da mamma, come dicevi prima. E ricordo soprattutto all'ultimo, con già nati i bambini, la dolcezza delle canzoncine dei bambini, dei cartoni animati che lui ascoltava con loro, e ritornando per qualche momento bambino era capace di spogliarsi di tutte le sue, diciamo, dalla divisa tutto il suo lavoro, tutti i suoi pensieri, per mettersi in ginocchio a giocare col trenino, con le macchinine, con i bambini. Ecco, e questo un po' per ritornare all'inizio, quando dicevi il fatto di aver accettato questo progetto, sì, dell'edizione San Paolo, di raccontare papà dal punto di vista umano. Secondo me mi sono resa conto che era importante dare un'immagine a 360 gradi, che sotto quel berretto, sotto quella divisa, non c'è soltanto l'uomo delle istituzioni, non c'è soltanto la persona che per tanti è diventato un eroe, ma era una persona, un uomo, come ha detto la San Paolo, un uomo giusto, una persona normale, con i suoi, le sue debolezze, i suoi pregi, e che dietro il suo sacrificio di uomo dello Stato c'era una famiglia, c'erano degli affetti, c'era... E vi assicuro che questi ricordi sono vivissimi anche nel cuore e nella mente dei nipoti, che ad un certo punto è stata poi Dora, in particolare Dora che porta il nome della nonna, a decidere di raccontare questo nonno così Dora speciale. Dora, che non l'aveva mai conosciuto. Mai, questa è la cosa l'unica, bellissima, attraverso i racconti dei suoi cugini. Esatto. E allora noi ne abbiamo preso un pizzichino di questo generale, rivivendo Carlo Dalla Chiesa. Guardate qui, che bellezza di interventi di questi ragazzi. D'estate. E nonno, quando andavamo a letto, te lo ricordi? E arrivava da lontano, iniziava a fare faceva così, no? E tu dentro il letto che tremavi, arrivava finalmente e ti faceva il solletico e giocava. Mi sentiva, insomma, ballerino certe volte, ci faceva il can can.
Oltre a, ti ricordi? Sì, sì, sì. Il mio ricordo è un ricordo che è venuto fuori ultimamente, a sorpresa, ed era un terreno abbastanza ghiaioso, sotto dei noccioli, e questa mano enorme che teneva in mano due nocciole, e per farmela assaggiare, io pensavo servisse sempre lo schiaccianoci, perché invece con questa mano enorme poi aveva rotto le due nocciole e mi aveva fatto assaggiare la nocciola. L'immagine di quello che mi dà la Coca-Cola, che mi mette sulle gambe e mi fa fare cavalluccio, quello sì. Quello me lo ricordo, quanto avevo 3 anni, quello me lo ricordo. Stava le ore a guardare le stelle e diceva spesso, vedi quella lì, quella è nonna Dora. Questi ricordi, oh. Dio mio. Pensò anche alla responsabilità che ha un nipote di chiamarsi Carlo Alberto Dalla Chiesa e devo dire che è qualcosa veramente di grande. Simona, 4 anni dopo la morte di mamma arriva questa donna così follemente innamorata di quest'uomo che ne accetta tutto il peso della responsabilità degli anni più tremendi per lui, Emanuela. Voi non usate filtri, siete belle per questo, perché anche questo lo raccontate, lo dite. Insomma, la notizia, come dire, quando capite che questa amica di famiglia, che sì. Guardate la faccia, me la fate vedere un attimo la faccia di Rita Dalla Chiesa, te non cambi mai, niente, arriva la figlia di amici di papà, che insomma era, doveva fare una sosta, mettiamola così, veniva accolta, sì, un po' in questa casa di campagna. Senti, che tigre vista. Rita Dalla Chiesa, mi fai capire che cosa ti esplode qua dentro? Una gelosia fortissima. Tigre proprio. Proprio una gelosia fortissima, non riuscivo, nel senso che per educazione non dicevo niente, però lanciavo delle frecciate, a mia sorella, vabbè, poverina, si è sentita dire di tutto lei. Perché te invece cercavi di mediare. Lei è più buona di me, lei è più tranquilla, sicuramente, lei è più buona, quindi è più tranquilla, eccetera, ma io mi ricordo, quando arrivò Emanuela, povera creatura davvero, quando arrivò Emanuela a casa nostra in campagna, e a parte che se un padre ti dice amica di famiglia, li conoscevamo tutti gli amici di famiglia di chi mio è? Padre, questa chi era? E io ero in cucina e mi ricordo che stavo tagliando delle melanzane e arrivata lei e mi fa, dice, guarda Rita che è arrivata, sai, quell'amica degli amici di papà. Sì, e io ho risposto, vai tu a salutarla. E io sono rimasta in cucina. Ma mi ricordo il coltello sulle melanzane sempre più forte. ero arrabbiata perché dentro, io sono istintiva, capivo che c'era qualcosa che... Poi sono uscita e trovo questa ragazza... bella, di grande classe, alta, bionda, della mia età, non ci potevo stare. Allora, per educazione, ripeto, sempre, però l'ho abbandonata nelle sue mani, nel senso che io sono tornata in cucina a cucinare, io che non cucino mai. Hai fatto le melanzane! Buongiorno! Mi sono messa a cucinare. Poi, poverina, poi dopo ho fatto molta fatica perché, essendo la più grande, e hai vissuto anche avendo di più, vissuto di più, comunque il folle amore di mamma e papà, era una passione, un amore cominciato a 15 anni per mamma e 18 per papà, se lo erano portati avanti per tutta la vita. Loro stavano a guardare la televisione sempre tenendosi la mano la sera quando papà poteva tornare a casa, era un amore grandissimo. Quindi io nella mia testa dicevo, ma perché questa adesso? Cioè, non riuscivo a capirlo, però poi mi sono resa conto invece, e sono stata io la prima a dire a papà, guarda papà, che se tu hai un affetto per questa ragazza, però te la devi sposare. Vero. Perché non esiste che comunque il generale Dalla Chiesa abbia una persona a latere, o la sposi o la lasci. Cioè, questa era... E dobbiamo idea. Dire del vero, Rita, che per una serie di coincidenze né Simona né Nando poterono andare al matrimonio mentre è tu vero. Ci sei stata. No, attenzione, io c'ero. Iena fino a un certo punto, questo te lo dico, perché alla fine questa donna è stata la felicità di papà e forse
Sì. Io a volte me lo chiedo, insomma, è una donna tra l'altro di un coraggio, mi piace dire è una donna di un coraggio infinito perché sapeva che cosa l'aspettava. Anche perché mio padre gli aveva detto chiaramente di non andare a Palermo, di non seguirlo a Palermo, gli aveva detto tu resta a Milano con tua mamma e tuo papà, fammi vedere le cose a Palermo, come funzionano, come vanno, e invece lei ha voluto seguirlo a tutti i costi e povera creatura ha fatto la stessa fine di mio padre. Simona, ti porto a quel 3 settembre e ci dobbiamo andare per forza. Papà ed Emanuela volevano andare a mangiare il pesce a Mondello, si volevano dedicare una serata per sé. Voi come vi arriva questa notizia? Come venite a sapere, da chi venite a sapere quello che sarebbe successo? Credo che sia stato uno dei momenti più bui, a parte della nostra vita personale, del livello istituzionale e dei rapporti nei confronti di papà, prima di tutto del rispetto verso di lui e verso di noi, perché nessuno, né dei carabinieri né delle istituzioni, ha avvertito nessuno di noi tre, ripeto che eravamo in tre situazioni diverse, tre città diverse, quindi potevamo avere anche rapporti differenti. L'abbiamo saputo Rita da un amico giornalista, Nando da una cugina di Parma che lo ha chiamato, e io l'ho saputo perché avevo telefonato per dargli la buonanotte, come era nostra abitudine, e o chiamava lui o chiamavo io. E il centralino è rimasto un attimo perplesso quando ho detto mi passa mio papà per favore, e mi dice le passo il responsabile, il capo di gabinetto della prefettura. E, cosa che non mi ha meravigliato perché comunque lui ci lasciava a volte dei messaggi attraverso altre persone. E questo mi ha detto, no guardi suo padre, non, anzi visto che c'è dal nulla, avverta anche i suoi fratelli, se potete venire perché ha avuto un incidente. E io ho cominciato a dire, ma che tipo di incidente, che è successo? E lui prendeva tempo, dice un incidente è piuttosto malconcio. Beh, c'era un comandante generale in quel momento che non era. Sì, ma io sto parlando appunto, per questo sto dicendo, lì era la prefettura di Palermo. E solo perché io ho chiamato e ha avuto questo modo sensibile e delicato di comunicarmelo dicendomi che era piuttosto malconcio. Lì ho capito e ho lasciato la cornetta, poi l'ha presa mio marito e ha avuto la notizia anche della morte di papà. Sì, ma e ripeto di Emanuela. Che c'era un comando generale, perché papà era prefetto soltanto da i famosi 100 giorni. Comunque un generale dei carabinieri, era stato vicecomandante generale dell'Arma, in quel momento non poteva diventare comandante generale proprio perché allora era così, era la prassi, però c'era un comando generale che detestava mio padre, perché mio padre era amato dai suoi carabinieri come nessun altro comandante generale era mai stato amato, e quindi ci hanno praticamente abbandonati. Io mi ricordo la mattina che sono andata in aeroporto, io ero a Roma completamente sola, non ho visto né sentito nessuno, sono andata in aeroporto a Fiumicino, ho detto guardi ho bisogno di un biglietto, ero lì per fare il mio biglietto aereo, e quello mi ha risposto, dice signora non ci sono posti perché stanotte hanno ucciso il generale della chiesa e quindi gli aerei sono tutti pieni. Poi ho saputo che durante la notte erano partiti aerei di tutti i generi, con giornalisti, con politici eccetera. Io mi sono fatta il mio biglietto perché poi ho dovuto dire guardi che io sono la figlia, e allora il biglietto per me poi alla fine è saltato fuori per poter andare a raggiungere Palermo. Però ecco, c'è stata una mancanza di totale, ecco perché quando Simona prima diceva che papà era sempre in prima fila ai funerali di altre persone che erano state uccise, e lì ci fu il momento, l'unica cosa di cui mi sono pentita in quell'occasione è quella di, noi avevamo un grande presidente, Pertini. Che era il presidente Pertini, e arrivò Pertini e lui mi mandò a chiamare 2 o 3 volte perché mi voleva salutare, io non gli voglio la mano non gliela voglio stringere, poi tornata a Roma andammo al Quirinale, ci chiamò eccetera, però in quell'occasione io rimasi ferma vicino alla bara di mio padre per dire dove eravate quando mio padre mi chiedeva
continuamente aiuto in quel momento, perché capiva che gli stavate tendendo una trappola mandandolo a Palermo. Ecco. Simona, tu sei riuscita a far pace con quella, almeno da quello che scrivi, non dico accettare, non so forse accettare la parola giusta, ma insomma non hai la stessa rabbia che a Rita, che non ha mai... Tu non sei mai arretrata di un passo rispetto a quello che dici adesso, lo hai detto nell'imminenza e lo continui a dire. Sempre. No, io non è che ovviamente non provi la stessa rabbia, l'ho solo anche caratterialmente indirizzata, ho cercato di darle un senso. E siccome il senso era quello di fare in modo che la memoria di papà non svanisse, che i suoi insegnamenti non svanissero, e siccome quello che lui aveva fatto, soprattutto in quei pochissimi giorni a Palermo, era stato quello di diffondere l'educazione a partire dai giovani, tutto quello che io ho fatto in questi anni è stato continuare ad andare nelle scuole, ovviamente con ben altra autorevolezza e ben altra... però per riempire di senso la parola memoria, cioè non è soltanto memoria storica, ricordare che è successo questo e che è stata una cosa terribile, ricordarlo anche onorandolo come eroe dello Stato. Io volevo dare un senso a quella memoria per dire lui è vivo in mezzo a questi ragazzi, continua attraverso le parole, i lavori che loro svolgono, l'impegno di tanti insegnanti, veramente in tutte le parti d'Italia, nelle grandi città come nei paesini più piccoli. Ecco, avere il senso di avere continuato quello che era stata la sua intuizione, che una lotta reale alla mafia passa attraverso il cambiamento della cultura a partire dai bambini. E che il suo primo impegno è stato quello. Queste sono Rita e Simona Dalla Chiesa che ci hanno regalato un libro che vi prego. Io mi raccomando sempre, devo dire che i libri che passano qua vale la pena di leggerli, questo forse un po' più degli altri. Grazie. Grazie di essere stati con noi. Grazie. Ce ne andiamo in pubblicità.